Questo è il mio lavoro, quindi per me è una cosa abbastanza naturale tornare qua. La cosa strana è doversi riprendere tutte le questioni, dalle più banali, dal libro di testo alla gestione del registro elettronico. C'era anche 5 anni fa un programma, ma ho visto che ho cambiato e non so bene bene tutti i tastini da schiacciare. Insomma, cose molto banali, però insomma, il lavoro che è più importante è quello, resta il mio, io me lo sento anche con piacere di poter fare una cosa che ho scelto nella vita e che mi piace. Tanti anni di politica non hanno sgretolato un primo amore, diciamo. No, anche perché io parto l'insegnamento dalla passione per la matematica, per la materia che devo insegnare, e quindi è un fatto, come dire, è voler fare in modo che anche altri possano imparare, no? Una cosa bella come la matematica. So che queste cose possono suonare strane, però per me è così, e quindi è come giusto che sia. Io credo che poi oggi la politica è interpretata nel senso migliore, anche un andare e tornare rispetto al proprio lavoro, alternandolo con, quando c'è la possibilità, con impegni di tipo amministrativo. Quindi questa cosa a me francamente piace anche, no? L'idea che, lasciato l'impegno politico, uno abbia anche la libertà di tornare a fare il proprio lavoro. Quindi viene vissuto come una, chiamiamola, pausa di riflessione, un arrivederci ad altri incarichi. Potrebbe essere anche definitivo, che nulla è detto, c'è nulla è scritto, quindi non si sa. Io torno con l'idea di restare chiaramente a scuola e poi vedremo, insomma, ci sono tante possibilità, ma ci sono anche tanti nel Partito Democratico, nel centro-sinistra, che possono benissimo lavorare e interpretare i ruoli futuri. Certo, non è dire un abbandono alla politica, perché per me la politica non è solo stare dentro un'istituzione, ma anche impegnarsi per le idee, per i valori che si ha. Si dice che la notte porta consiglio. Qual è la riflessione del mattino dopo questi 2 giorni elettorali? Per me è stata una botta, perché io affronto le campagne elettorali sempre con l'idea di vincerle, non di perderle. Quindi i numeri visti ieri sera per me erano pesanti, non avevo già pronta la dichiarazione della sconfitta, perché uno affronta una battaglia volendo vincere, quindi in testa ci avevo la vittoria. È stata invece una sconfitta pesante, il distacco è molto forte, superiore anche a quello che francamente mi aspettavo, ma la democrazia funziona così, bisogna avere rispetto per quello che decidono i cittadini e gli elettori e prendere questo passaggio come un impegno per i prossimi 5 anni nel lavorare per poter tornare al governo. Alle 9.40 inizia invece quest'altra esperienza, come comincerà, con quale classe? Comincia con una prima, anche perché ho 3 prime, quindi nel termine della probabilità c'era il 60% di capitare con una prima. E quindi anche bello iniziare da una prima, cioè, cosa c'è di più, il primo giorno di scuola, insomma, di matematica per loro con me. Normalmente la prima lezione è quella in cui descrivo cosa faremo durante l'anno. Cerco di motivare i ragazzi facendo capire l'importanza non solo della disciplina in sé, ma in modo particolare il lavoro che si fa il primo anno, perché poi è quello che serve per tutti quanti. Cioè, purtroppo la matematica non cresce per affiancamento, ma per sovrapposizione, quindi se sotto non c'è niente, il palazzo non tiene.